Ostuni notizie. Sindaco, la situazione abbiamo ascoltato è particolarmente grave. però dicevi in conferenza stampa hai avuto delle rassicurazioni tecniche molto importanti. Dal primo luglio c'è qualche importante novità. Dottor Pascoloni mi ha assicurato, dandomi anche facoltà di esporla, in conferenza stampa che al primo luglio sarà eh, fatto un contratto a tempo indeterminato di un'unità medica, sempre per quanto riguarda il centro trasfusionale, e un contratto di un medico a tempo determinato e poi hanno posto in essere eh, una contrattualizzazione eh, diciamo periodica per i medici che vorranno nelle giornate estive guadagnare qualcosa immaginando di far funzionare queste eh, emoteche mobili il problema è grave tant'è che eh, con l'Avis con il suo presidente, il vicepresidente io mi sono immediatamente messo a disposizione facendo anche io facendomi promotore di una lettera uh, all'ASL. devo dire che rispetto questo è emerso anche Durante la conferenza stampa, che questa gestione della ASL rispetto alla precedente siamo passati da, dalla notte al giorno perché noi qualche risposta da questa ASL la stiamo ricevendo, vi anticipo. Che eh, così come promesso da questa dirigenza ASR, i lavori di pneumologia sono in fase di ultimazione al nostro ospedale. Eh, poi abbiamo avuto già un incontro interlocutorio per il proseguo dei lavori dell'ala nuova dell'ospedale, dove abbiamo eh, immaginato di eh, suggerire delle varianti che domani pomeriggio perfezioneremo sulla carta e sarà in là alla ripresa. Dei lavori della piattaforma. Il primo piano verrà spostato il pronto soccorso, decongestionando eh, sensibilmente l'attività dell'ospedale vecchio. Quindi eh, siamo in itinere, la mia amministrazione non è ferma: naviga in tanti problemi, però non stiamo a, a incrociare i pollici e perdendo tempo. Per una pura e semplice coincidenza. Ricordo a tutti che oggi si festeggia la giornata mondiale della donazione del sangue e per una coincidenza c'è stata questa conferenza stampa. Una rabbia che non, non nascondo perché così come ho detto in conferenza noi coccoliamo i nostri soci, i nostri donatori, li coccoliamo nel vero senso della parola. L'ASL non coccola l'Avis, noi ci mettiamo la faccia e l'ASL la, ci schiaffeggia, lo fa da diversi anni. Lo fa il primario, lo ha fatto in passato la dirigenza e io personalmente ho anche compiuto atti forti, gesti di consegna in pubblico della mia tessera ventennale di donatore. Io non ci sto assolutamente a questo gioco parlassero chiaro, ci invitassero a un tavolo e ci dicono chiaramente cosa vogliono fare dell'Avis altrimenti noi siamo dei volontariati, possiamo tranquillamente starcene a casa e goderci la nostra vita Ancora una volta le istituzioni, la ASL, la Regione fanno i conti da un lato con la scarsezza di risorse finanziarie e dall'altro le necessità e esigenze di servizi alla cittadinanza. Io però sono preoccupato di un contesto provinciale di brindisi che ci vede sempre più penalizzati. Sia per quanto riguarda il numero dei posti letto, per quanto riguarda il personale rispetto al rapporto dei cittadini, evidentemente siamo una provincia di mezzo che viene schiacciata da due colossi e questo diciamo, di questo me ne dolgo e vorrei una classe dirigente politica che insieme alla popolazione e alle associazioni svolgesse un ruolo di difesa con i denti rispetto a quelli che ritengo siano dei sopprusi seppure diciamo, parzialmente giustificati dalla carenza di risorse finanziarie.